perché c'è l'inclusione e c'è anche la mente. Purtroppo non si può fare inclusione se non ci si mette con la mente e quindi diventa pesante. Io lo so che poi se alla fine direte ma non si possono fare tutte queste cose. In effetti è difficilissimo fare inclusione. Bisognerebbe pensare ogni secondo a tutte le parole che diciamo, a quello che facciamo, mentre spesso invece in classe io sono la prima, reagiamo distinto, reagiamo rispondendo e senza magari riflettere. In quel momento non siamo proprio inclusivi. Quindi non è facile fare inclusione. Quindi bisognava andare oltre, appunto, ho scritto l'inserimento e l'integrazione, perché voi sapete bene che con le leggi abbiamo avuto prima l'inserimento, poi l'integrazione e poi siamo arrivati all'inclusione. Vedremo anche la differenza fra le diverse parole. Quindi l'inclusione è un processo per sua natura irreversibile. Una volta che si include non si può più tornare indietro. E l'Italia ha fatto questa scelta appunto nel 1977 con la legge 517, una legge che ha cambiato decisamente la scuola italiana. Vedremo che cosa dice poi, nel senso che, per esempio, i portatori di handicap all'interno delle scuole normali, la chiusura delle scuole speciali, che ha avuto il suo senso, anche se facciamo fatica ogni tanto a capirlo, e tante altre modifiche importanti. Le leggi sono state tante, non ve le elenco, non ve le dico, perché effettivamente c'è stato un susseguirsi di legislazioni impressionanti in questi ultimi 30 anni. Come avete visto, la quantità, per esempio, di leggi che stanno uscendo adesso a proposito dei nuovi documenti riguardo l'inclusione. Quindi sì, siamo sempre su quell'onda lì, si continuano a sfornare leggi. Potremmo misurare la qualità dell'intera scuola a partire dall'efficacia con cui questa riesce a farsi carico delle diverse forme di diversità, offrendo risposte adeguate ed efficaci a ciascuno, perché una scuola capace di farsi carico dei diversi è una scuola buona per tutti, mentre non è vero l'inverso. D'altronde, se pensiamo alla nostra storia, no? Le scuole speciali, quando i diversi sono stati messi all'interno delle scuole normali, ci siamo fatti carico di tutti, cosa che non si faceva prima. Abbiamo tonnellate, per esempio, di film che dimostrano questa cosa. E qui ringrazio Annalisa Mancini. Prima di tutto ringrazio Annalisa perché, come vedrete, questo corso è lungo, sono 16 ore. Parlare per 16 ore non è facile, ho dovuto mettere insieme più o meno 600 slide, non vi spaventate, vi prego. Dei discorsi che volevo fare con voi. E Annalisa, appunto, mi ha aiutato perché se le lette dopo che io le ho scritte, correggendo tutti i miei refusi, da DSA latente o da DVA anche in alcuni casi, e tutte le mie bozze, dandomi supporto puntuale e attento. Quindi ringrazio ufficialmente Annalisa perché sapete benissimo che quando si scrive, fai le ripetizioni, diventi dislessico, diventi un po' dislessico, un po' handicappato, un po' tutto. E lei ha corretto, si è letta nonostante i suoi esami all'università, le mie bozze. Noi siamo importanti per i nostri bambini e per i nostri ragazzi, per qualcuno siamo più importanti e siamo più importanti naturalmente per quei bambini che non ce la fanno, che arrancano. Sono loro che probabilmente ci ricorderanno di più nella loro storia se riusciamo a fare bene l'inclusione. Sarò anche un po' provocatoria, vi avviso, perché comunque in queste slide ho messo anche frasi che negli anni mi sono rimaste impresse, perché non erano molto inclusive. Non vorrei che nessuno si ritrovasse in queste frasi, sinceramente. A me sono servite solamente per fare un esempio di quando anche io stessa, appunto, come dicevo prima, magari rispondiamo senza renderci conto che in realtà o agiamo davanti alla classe, eccetera, senza renderci conto che in realtà forse dovevamo un attimo pensare perché non eravamo molto inclusivi in quel momento. E questo lo faccio per creare il dibattito fra di noi, proprio per quell'orso che dicevo prima, per vedere se ci mettiamo in discussione, se riflettiamo sul nostro operato e se tiriamo fuori anche qui le nostre problematiche, perché sono tantissime. Tutti parlano di inclusione e di integrazione, oramai è moda, ne parlavo un po' di tempo fa con un mio collega che credo sia qui all'interno del gruppo. Ma farle è veramente difficile.
Infatti ho scritto un esempio: se vostro figlio portasse a casa un fidanzato arabo o rumeno, sareste inclusivi? Come vi sentireste? Mi piacerebbe sentire le vostre risposte, però non mediate dal bon ton, però, perché non è così facile in realtà. Io ho messo questa frase perché, per esempio, abbiamo una collega che adesso non è più fra di noi, nel senso che si è trasferita, e mi disse che la sua figlia aveva un fidanzato arabo e il mio primo istinto è stato aiuto arabo, arabo cosa? Arabo cristiano, arabo musulmano? Perché, e qui poi ne parleremo anche più avanti, spesso ci scappa il fatto che noi identifichiamo gli arabi come tutti musulmani e non è così, non sono tutti musulmani, ci sono gli arabi cristiani. Per cui poi fare inclusione all'interno di una famiglia dove ci sono magari due modi di vedere la vita completamente diversi non è così facile. Io vi faccio questo esempio anche perché porto anche la mia esperienza, nel senso che non credo che tutti voi sappiate, io ho una sorella di colore, mia sorella la più piccola è stata adottata e comunque razzismo c'è, ce n'è tanto e per tutta la vita, ormai è una donna di 40 anni, per cui non si difende da sola, ma soprattutto quando ero più piccola, quando andavo a scuola, il problema maggiore era, poi parliamo anche di appunto una donna di 40 anni, quindi anni fa era ancora più, come dire, enfatizzato questo problema, a scuola erano in pochi a essere, persone di colore, per cui, mia madre spesso mi diceva, vado perché devono capire che dietro c'è una famiglia e non è una bambina, abbandonata a se stessa senza nessuno dietro, perché comunque c'era poi il razzismo di dire, ah, vabbè, no, oggi siamo abituati alle nostre classi miste, alle nostre classi piene di tutto, per fortuna, la bellezza. Però, all'epoca, 30 anni fa, era de decisamente difficile. Quindi non è così facile poi se ci tocca. Eccolo qui, mi è capitato di sentire i musulmani si sono impossessati di quel bagno ed impediscono agli altri di andarci. Per un'associazione errata arabo-musulmano. Ci sono anche gli arabi cristiani, come dicevo prima, tatuati, crocifissi, emarginati. Cioè, qui per esempio nel mio paesino dove sono, a un certo punto sono arrivati gli arabi che sono scappati perché li tatuano, che sono cristiani e sappiamo benissimo che in Egitto non ci pensano due volte ad ucciderli sia gli adulti che i bambini, quindi semplicemente perché sono cristiani, perché ancora nel 2020 si perseguitano i cristiani. Per cui non siamo ancora arrivati a un'inclusione. Per questi alunni, quindi ho scritto, non era la loro religione a farli diventare banda, ma era il carattere unito all'etnia. E qui il carattere non è dato dall'etnia, è il fatto di fare banda, cioè quanti nostri fanno banda. Noi alla primaria di Belgioioso quest'anno di bande ne abbiamo avuti e non è stato così facile contrastarle e c'era di tutto in mezzo. Il docente visto da. Questa frase di Milani mi è piaciuta molto e quindi ho deciso di metterla all'inizio. Se al tornitore un pezzo non riesce bene, lo lima, lo modifica, lo riadatta, ci lavora sopra per cercare di renderlo il più possibile simile a quelli venuti bene. Un insegnante invece sovente mette da parte l'allievo che non ha ottenuto i risultati sperati. Se da esso dipendesse la sua considerazione professionale, si adopererebbe in tutti i modi per farlo funzionare. 1967. E qui abbiamo un altro modo di insegnare, le famose scuole Montessori. L'insuccesso scolastico conduce fatalmente all'insuccesso formativo e al pensiero che sei diverso. Per insegnare bisogna emozionare. Molti però pensano ancora che se ti diverti non impari. E questo è vero, io gioco molto, i miei colleghi lo sanno, ogni tanto disturbo molto perché magari faccio la battuta, li faccio ridere, perché sono convinta che insegnando, al di fuori del fatto che magari atteniamo un po' di più l'attenzione, ma se si divertono imparano di più, se fanno cose divertenti e non stare sempre solo seduti al banco, in una didattica frontale come ancora purtroppo c'è tanto, magari imparerebbero un po' di più. Ecco, questo è il corso. Questo è l'indice. Oggi parliamo di inclusione, di sostegno, di DVA. Vi parlerò anche, perché mi è stato chiesto, della differenza fra educatore, assistente, eccetera, perché per qualcuno non è ancora chiaro. Poi parleremo la prossima volta, che è giovedì prossimo, degli alunni BES. Poi parleremo dei vari DIS.
poi parleremo degli alunni stranieri. In realtà questo 28 è stato cambiato, non è più 28, infatti vi è arrivata la comunicazione via Meet che sarà l'1 febbraio, dove non c'erano impegni, perché il 28 alla primaria c'è un impegno e poi anche all'infanzia, anche se poi Chiara Fossati ha deciso di non spostare la riunione che aveva spostato già alle 6. Quindi, però questo appuntamento è stato spostato al 1 febbraio. Parleremo poi di alunni stranieri, parleremo con alunni con disturbo del comportamento, poi parleremo del disagio, lo stress, la depressione, l'ansia in classe e per la classe, con i bambini che piangono entrando a scuola, parleremo del bullo e della vittima e parleremo dei genitori. Inclusione. La nozione di inclusione afferma l'importanza del coinvolgimento di tutti gli alunni nella realizzazione di una scuola realmente accogliente, anche mediante la trasformazione del curriculum e delle strategie organizzative, che devono diventare sensibili all'intera gradazione delle diversità presenti fra gli alunni. E questo non è facile, perché di gradazione ne abbiamo tanta, ed è per questo che tra l'altro ho scelto un corso del genere, perché io dissi al nostro preside, che a proposito dopo viene a salutarci, non poteva venire subito perché aveva la giunta del consiglio d'istituto, ma dopo arriva, credo a un certo punto lo sentiremo. Dicevo, noi abbiamo una grande varietà davanti a noi tutti i giorni in una classe, perché abbiamo tutte quelle tipologie di alunni che ho elencato prima come programma del corso: gli stranieri, i diversamente abili, i BES, i genitori che entrano in classe e vogliono essere al nostro posto, l'ansia che tra l'altro si sta esponenzialmente aumentando grazie al lockdown, alla didattica a distanza, e quindi chi come me per esempio ha figli che fanno didattica a distanza da ormai un anno si rende conto, e ne parleremo a un certo punto, degli effetti per esempio del lockdown, di cosa sta provocando nei giovani. Quindi davanti a noi, dicevo, abbiamo tutta questa gradazione, abbiamo una classe variegata, eterogenea, non c'è un bambino uguale all'altro, per fortuna, perché io lo vedo come una ricchezza e non come un disastro. Non esiste la classe ideale, tutti vorremmo la classe dove sono tutti bravi, tutti belli, tutti non c'è, per fortuna, anche lì dal mio punto di vista, ma abbiamo, e noi dobbiamo adeguarci a questa diversità, dobbiamo cercare di essere attenti a tutte queste diversità, cercare di dare il massimo, perché quello è il nostro lavoro, siamo docenti, abbiamo scelto di farlo e non è facile. La normativa italiana sull'inclusione. Il modello pedagogico della scuola italiana, giudicato in tutto il mondo come il più avanzato, è stato caratterizzato da una serie di normative, quelle che vi dicevo prima, che non vi elenco, partendo dal concetto di integrazione scolastica delle persone con disabilità. La legislazione italiana oggi parla di inclusione dei BES, e in realtà quello che ha cambiato anche tanto la legislazione italiana, oltre all'inclusione per i bambini portatori di handicap, è stato poi il riconoscimento dei DSA, cioè di riconoscere un DSA, un DIS, perché poi non sono solo DSA, riconoscere un DIS non come portatore di handicap, non è un portatore di handicap, e questo sdoppiare togliere i DSA dal portatore di handicap e cercare di farlo capire ha aumentato l'idea di inclusione, perché siamo passati appunto dai DVA, primo grosso blocco che ha creato il primo grande passaggio, ai BES di oggi. BES che possono essere, sono temporanei, non sono a vita e che sono di diverso tipo. Quindi se ci pensiamo bene, la nostra legislazione è cambiata tantissimo. Questo è quello che dicevo prima, siamo passati dall'inserimento, cioè prendere il bambino e inserirlo all'interno di una scuola, togliere le scuole speciali e inserirlo all'interno della scuola normale, chiamiamola normale fra virgolette, l'integrazione, quindi c'era uno scambio fra le due cose, all'inclusione, cioè le frecce vedete che vanno in tutte le direzioni, e qui siamo tutti diversi, i pallini non sono tutti blu, ma sono uno blu, uno rosso, uno giallo, uno verde e così via. E questa è la differenza fra integrazione e inclusione, cioè nell'integrazione c'era la classe e l'alunno, nell'inclusione abbiamo la classe, l'alunno A, l'alunno B, l'alunno C, eccetera, tutta la nostra classe eterogenea.
Quindi l'integrazione guarda il singolo, l'inclusione guarda tutti gli alunni e tutte le loro potenzialità. L'integrazione è una situazione che considera gli alunni disabili, quindi quello che dicevo prima. L'inclusione è un processo, considera tutti gli alunni. Quindi non è una situazione di handicap, ma è un processo. Consideriamoli tutti. Poi l'integrazione si riferisce esclusivamente all'ambiente educativo. Mentre nell'inclusione si riferisce alla globalità delle sfere educativa, sociale, politica e così via. L'integrazione interviene prima sul soggetto e poi sul contesto, mentre l'inclusione fa esattamente il contrario: prima il contesto, l'ambiente e poi il soggetto. L'integrazione favorisce una risposta specialistica, mentre invece, pensate solamente agli insegnanti di sostegno, sono degli specializzati, mentre l'inclusione favorisce una risposta ordinaria, non speciale, e questa la vedremo poi. L'integrazione ha una finalità compensatoria, cioè agisce sui residui del bambino, mentre l'inclusione ha una finalità sociale di interazione fra tutti gli attori, che vedremo che sono tantini. L'integrazione non è un processo che prevede l'adattamento di una parte al tutto, ma in cui ciascuno possa giovarsi del tutto per rispondere ai suoi bisogni, per migliorare il suo livello di relazione con la realtà circostante. Non occorre fare altro, ma farlo in altro modo. L'accoglienza è reale quando comporta piccoli adattamenti e il processo di insegnamento è efficace quando si adatta agli individui a cui si rivolge. Frase che, di Canevaro che ha un bel po' di concetti dentro, bisogna farlo in altro modo, si fa la stessa cosa ma in altro modo. Gli specializzati nel sostegno non è che hanno delle capacità magiche, hanno solo forse questa capacità di lo stesso argomento lo fanno in mille modi diversi, no? Io mi ritrovo spesso a fare con i bambini portatori di handicap, per esempio, il sillabico, il globale o il fonologico, tutto insieme, perché soprattutto in alcuni alunni molto gravi non sai cosa arriva, non sai se cioè, ci sarà una risposta sul fonologico, sul sillabico, sul globale, ma sai che da qualche parte arriva qualcosa, le sinapsi si mettono in moto e alla fine sanno leggere. E allora alla fine sta a me dargli tutti gli strumenti, sta a me cercare di integrare ogni argomento che fanno le mie colleghe in classe, in tutti i modi possibili che conosco, in tutte le possibilità, in modo che io mi sto adeguando alle sue difficoltà, non è lui che si adegua alle mie, cioè non sono io che gli devo dare un metodo e lui si deve adeguare, io gli devo dare il parco macchine che ho davanti, che ormai conosco, tutti i modi possibili per pensare un obiettivo e per raggiungerlo, tutte le strade che posso conoscere e poi lui arriva. Più avanti racconto una storia di un amico di famiglia qui mio che secondo me è molto significativa, cioè, spesso io guardo gli alunni handicappati gravi e mi domando, ho detto alle mie colleghe, vorrei essere un neurone, perché non sai quale strada sta percorrendo quel cervello, ma alla fine arriva. E non lo sapremo mai, cioè, se poi prendiamo per esempio i bambini autistici, questo si amplifica in loro, perché hanno proprio collegamenti logici completamente diversi dai nostri. Se poi sono degli autistici non verbali, ancora peggio. C'è ancora più strade, ancora più modi diversi di comunicare. Non si può parlare dunque di integrazione se gli alunni in difficoltà fanno cose diverse dal resto della classe o peggio ancora se vengono portati fuori dalla classe. E su questo punto io sono molto ferma, cioè i ragazzi devono stare in classe il più tempo possibile. Invece purtroppo spesso vengono portati fuori. Vengono portati fuori perché danno fastidio alla classe, perché urlano, ok, d'accordo, lo posso capire, ci sono ragazzi che hanno delle difficoltà, il lavoro dell'insegnante di sostegno è proprio quello di cercare di aggirare l'ostacolo, trovare strategie perché questo modo di urlare, di comportarsi da ragazzo, di non voler stare in classe, piano piano scemi e lui stia sempre più in classe. Perché se no torniamo alle scuole speciali, cioè la motivazione per cui un ragazzo DVA è stato inserito all'interno di una scuola normale, sempre fra virgolette, perché non esiste la scuola normale, normalizzarsi non c'è, però tra una scuola comune
È proprio quella degli stimoli che arrivano dagli altri, degli stimoli che arrivano dai compagni, dal fatto di la famosa peer education, cioè avere come insegnante il pari è completamente diverso da avere un insegnante docente. E quindi tutti gli stimoli che arrivano dalla classe sono così importanti, che non possiamo escluderli. Poi è vero che ci possono essere dei momenti in cui esce perché c'è bisogno di più concentrazione, perché bisogna parlare da solo, però tendenzialmente il ragazzo dovrebbe stare più possibile in classe. Il docente di sostegno parlare sottovoce, idem lui possibilmente, e fare quello che fa la classe se può farlo. Se non può farlo, comunque stare lì e fare la sua programmazione individualizzata all'interno della classe, perché sennò diventa una scuola speciale, una classe speciale. Fatta tra l'altro di un rapporto uno a uno, non paritetico ma verticale, perché adulto, bambino o ragazzo, e da sole in una stanzetta, per cui, o magari ancora peggio con altri portatori di handicap, li mettiamo tutti insieme e usciamo, cioè i gruppi dovrebbero essere eterogenei. Se usiamo un tutoring, per esempio, ci deve essere il bravo che spiega ai meno bravi, e quindi è un ragazzo che spiega ai suoi pari, no, ma è un gruppo misto, è un gruppo, poi li affronteremo anche i vari modi di fare, per esempio, peer tutoring o tutoraggio, o classroom, classe rovesciate, flip class, eccetera. Però è un tutt'altro modo di insegnare. Se lo portiamo fuori, perde un sacco di informazioni, perde un sacco di stimoli, diventa una ripetizione a casa, diventa, non lo so, una cosa che. Il compito della scuola è promuovere equità in un contesto di disuguaglianza inevitabile, far conoscere la disabilità e la diversità, individuare gli ostacoli e lottare per risolverli, costruire progetti di vita di successo, prevenire e contrastare il fallimento, l'abbandono, la demotivazione. Lavorare nella classe inclusiva si può. Il successo a scuola è il primo step del successo nella vita. Forse lo dico dopo, non me lo ricordo, ma ogni tanto mi sento dire, no, non devo farlo sentire diverso. Allora, siamo tutti diversi, io sono completamente diversa da voi, voi siete tutti quanti diversi da me, per fortuna, perché questa è la ricchezza, cioè il confronto, il parlarci, è lì che poi troviamo magari soluzioni che non ci sarebbero mai venute in mente. E così sono anche per i ragazzi, quindi non lo faccio perché si sente diverso, no, io devo fare quello che per lui è il bene per lui, perché questo è il mio compito. La scuola inclusiva quando afferma valori inclusivi e li esplicita. Si può tranquillamente spiegare ai ragazzi perché lo facciamo, perché ci stiamo comportando in quel modo, lo capiscono benissimo. Parlo degli altri. Costruisce comunità, accessibilità, ambientamento del personale nuovo. E questo, una volta noi avevamo, non so se lo abbiamo ancora, un protocollo di accoglienza, per esempio, dei nuovi docenti. Era molto utile perché comunque davamo tutte le informazioni, siamo una struttura complessa, non siamo così facili. A noi sembra facile perché ci viviamo dentro da anni. In realtà, per chi arriva da fuori, per esempio, quest'anno mi sono sentita dire più volte da una mia collega: ah no, perché là facevano così, ah no, perché di là facevano così, per cui arrivano da scuole che si comportano in maniera completamente diversa dalla nostra, se non gli facciamo una sorta di accoglienza, non capiscono cosa devono fare, come si devono comportare. Quando poi avevamo per esempio le procedure e i processi, se ve li ricordate bene, era amplificato questo problema perché c'era addirittura la procedura e il processo da seguire. Avevamo schede e schedine da seguire, quindi dovevamo informare i colleghi su un sacco di cose. La scuola deve produrre politiche inclusive, una scuola si sviluppa per tutti, organizza un sostegno coordinato alle diversità, sviluppa pratiche inclusive scegliendo determinate metodologie piuttosto che altre, ne ho accennata qualcuna prima, mobilita le risorse, tutte a favore di chi ne ha bisogno. Devo dire che il nostro istituto comprensivo è sempre stato forte da questo punto di vista, ha sempre mobilitato molte risorse per chi ne ha bisogno, per i BES soprattutto. Incremento. Alla scuola primaria abbiamo circa il 10-15% di bambini, per uno o più aspetti fatica a stare al passo della classe. Alla secondaria si amplifica al 25%, non riesce a raggiungere o raggiunge a stento i minimi termini.
Ma questa cosa non è perché geneticamente sono cambiati i ragazzi, eh? Sono sempre quelli. Inoltre, noi oggi abbiamo una migliore capacità diagnostica, come dicevo prima, vedi, DSA ho scritto, una volta non si diagnosticavano neanche, adesso facciamo, c'è una clinica che si è molto specializzata in questo settore, per cui riusciamo a fare, abbiamo una capacità diagnostica elevata. Abbiamo una maggiore sensibilità interpretativa da parte nostra, quindi siamo molto più attenti rispetto a una volta. Provate a pensare ai nostri professori come erano e come siamo noi oggi, per cui siamo decisamente cambiati. Abbiamo una percezione di incremento dei disturbi dell'attenzione, del comportamento e delle condizioni dello spettro autistico. È vero. Perché abbiamo questa percezione? È un aumento come dato storico-antropologico o è l'effetto di sostanze ambientali? Qualcuno dice di entrambi, ma la seconda è peggiorata con il lockdown. In realtà, per esempio, io mi sento spesso dire: ah, sono aumentati i bambini autistici per colpa dei vaccini. Allora, in realtà ci sono, questa cosa è stata molto, per esempio, scientificamente hanno cercato di smentirla. Per esempio, c'è stato uno studio che invece ha detto: no, sono aumentati i bambini autistici quando è aumentato, per esempio, il cibo bio. C'è stato uno studio che ha fatto, che ha dimostrato che con l'aumento dell'utilizzo del cibo biologico aumentavano gli autistici. Allora, in realtà l'autismo, come dice spesso Chiappedi, ogni tanto qualcuno salta fuori con medicine che curano l'autismo, non esistono medicine che curano l'autismo, l'autismo è ancora un grande buco nero forse, per cui non si sa in realtà perché un bambino diventa autistico, il trauma o non il trauma, che cosa succede, eccetera. Però si sa che è peggiorato per esempio con il lockdown, alcuni dei disturbi dell'attenzione o del comportamento sono decisamente peggiorati, li vedremo quando affronteremo quell'argomento. In una mia classe io mi meraviglio ogni tanto e guardo mentre la mia collega fa lezione gli alunni e ce ne sono almeno 3 o 4 che tutto il tempo muovono la testa, muovono le spalle, muovono il collo, ecco, tutti i disturbi del comportamento che stanno significando però un disagio, qualcosa di quei bambini, anche perché provate a pensare se voi riuscite a stare attenti muovendo sempre il collo avanti e indietro, le spalle, la schiena, come se foste su una giostra. L'attenzione se ne va per i fatti suoi. Questo è in aumento perché classi come le prime di quest'anno non ho mai visto tanto movimento come quest'anno. L'accoglienza deve essere anche empatica e poi deve essere operativa. L'empatia, ne parliamo forse. Il docente di oggi è all'interno di una classe, questo è quello che vi dicevo, molto variegata, ma gli strumenti, le strategie sono molto differenti rispetto a quelli di una volta. Affrontiamoli un po' per volta. Molti dei ragazzi di cui parleremo utilizzano il PDP. Il PDP, Piano Didattico Personalizzato, è previsto dalla normativa vigente sui BES. E può essere compilato nel caso di in cui un alunno in situazione temporanea non è messa a vita, di svantaggio, non sia in grado di seguire il percorso didattico comune alla classe. Il PDP viene adottato per il tempo ritenuto strettamente necessario ad un adeguato recupero o sulla base di esso verrà espressa una valutazione in sede di scrutinio. E qui poi vedremo anche. La programmazione del PDP. La programmazione del PDP è semplificata, non è individualizzata, perché quella individualizzata è nel PEI, quindi per i portatori di handicap. Quindi nella semplificata si perseguono gli obiettivi minimi della classe di appartenenza. Sei un BES, hai dei problemi per qualunque motivo che conosciamo benissimo, perché sono BES. Ok, almeno gli obiettivi minimi della tua classe li devi raggiungere. Questa è una semplificata, ti semplifico la vita semplicemente, ti do gli obiettivi minimi. Mentre nel PEI può essere semplificata se il ragazzo non è così scollato dalla classe, cioè se riesce a seguire la programmazione di classe e ne abbiamo quindi come se fosse un BES. Però spesso è individualizzata, cioè scollata completamente dalla classe di appartenenza. Questo ovviamente dipende dal tipo di handicap.
Ma attenzione, l'istruzione individualizzata non è istruzione individuale, questo l'ho scritto sempre rifacendomi a quello che dicevo prima, non fuori dalla classe, io e te da soli. È semplicemente realizzata in un rapporto di uno a uno, che può essere in classe, eccetera. Il problema fondamentale è come conciliare il principio della socializzazione, fondamentale, ho scritto due volte, con quello didattico dell'individualizzazione e della personalizzazione, per realizzare un efficace processo di integrazione del disabile nel gruppo classe. C'è qualcuno che mi sta chiedendo di entrare, chiede, forse, perché ho sentito il plin plin. Individualizzazioni, percorsi formativi differenti per ottenere risultati comuni. Quindi faccio strade diverse per arrivare però dove sono arrivati gli altri. Essa consiste nell'adeguare l'insegnamento alle caratteristiche individuali degli alunni, ai loro ritmi di apprendimento, alle loro capacità linguistiche, alle loro modalità di apprendimento e ai loro prerequisiti cognitivi, cercando di conseguire individualmente obiettivi di apprendimento comuni al resto della classe, quindi strade diverse per arrivare nello stesso punto o comunque vicino. Bisogna attraversare strade diverse, più corte, più lunghe, più attente ai bisogni di concretezza o più astratte, ma sempre orientate al raggiungimento di traguardi formativi comuni. Personalizzazione, percorsi differenti per contenuti, metodologie e risultati. Qui siamo completamente scollati, qui siamo in un portatore di handicap. L'individualizzazione comporta quindi una particolare cura per alunni con difficoltà e prevede attività di recupero individuale utili all'alunno per potenziare determinate attività e/o per acquisire specifiche competenze. In quest'ottica è importante il concetto di analisi qualitativa dell'errore o di feedback formativo. Qui intendo, per esempio, che quello che sapete tutti, e cioè che l'errore non è una cosa da nascondere. Spesso i ragazzi usano il bianchetto, per esempio, perché vogliono il quaderno perfetto, vogliono far sparire l'errore. Allora devono invece forse capire che l'errore ci serve per non farlo più. E quindi è lì, è segnato con calma una righina sopra, sopra correggo, non succede niente, non è una pecca, non è oddio che cosa ho fatto, c'ho l'errore sul quaderno, il quaderno non è perfetto. Ma ok, quello non lo faccio più, ho capito dov'è, mi è stato spiegato, cioè ho avuto un feedback. Non è facile fare il feedback perché porta via un sacco di tempo, però spiegare perché quell'errore e ok, ho capito, lo so, allora forse non lo faccio più. In altri termini, l'individualizzazione mira a obiettivi comuni per tutti, invece la personalizzazione si basa su traguardi diversi e personali per ognuno. Entrambi però hanno in comune una cosa fondamentale, riconoscono l'opportunità di abbandonare pratiche didattiche uniformi e indifferenziate per assicurare un intervento educativo e didattico che tenga conto delle diversità tra gli alunni. Quello che dicevo prima, la lezione frontale forse non è la nostra lezione migliore, perché non teniamo conto, spieghiamo a tutti in ugual modo, in ugual misura, quando magari c'è qualcuno che ha bisogno di un'altra strada, di un altro percorso o semplicemente di un'altra spiegazione perché è un po' duro di comprendonio, non l'ha capito bene, perché è disattento, perché stava muovendo la testa facendo destra-sinistra, per un'infinità di motivi e allora forse gli va ripetuto. Il disabile necessita quindi di un intervento specializzato e solo l'insegnante di sostegno è specializzato. Questo è sbagliato. Cioè, ecco, quello che vi stavo dicendo prima, per esempio, poi nel mio autochiacchiera, perché sto parlando da sola, mi perdo anch'io nei miei discorsi. Il disabile non è solamente mio. Non, io dicevo appunto al preside che non volevo fare un corso sui disabili o sulle disabilità, spiegando a voi quali erano le disabilità, perché comunque il collegio è un collegio dove su 140 docenti, quanti siamo, non lo so più, di insegnanti di sostegno siamo in 30, non lo so, non mi sono messa a contarci quest'anno, però siamo una trentina. E io non volevo fare, ho detto al presidente, non mi interessa che i docenti
di classe diventino dei docenti specializzati, perché per la specializzazione ci siamo noi, che siamo già specializzati, e quindi se c'è un problema per i bambini che hanno bisogno di specialità, ci siamo noi che dovremmo avere le conoscenze, la capacità professionale, eccetera, di risolvere il problema o almeno di affrontarlo e cercare strategie per affrontarlo. E non mi interessa che i docenti di classe diventino degli specializzati, perché loro non hanno studiato per essere specializzati, perché magari non gli interessava, non gli piace neanche, non gli interessa ed è giusto così. Per quello ci siamo noi. Gli insegnanti di oggi hanno davanti, come ho più volte detto oggi, una classe molto variegata, molto piena di mille problemi. Cioè io solo se penso alle mie colleghe che mi stanno ascoltando qui del tempo pieno, hanno davanti classi con 25-26 bambini, di cui 4 italiani, gli altri 20 sono stranieri. E sono stranieri neoarrivati, stranieri nati qui, stranieri musulmani, stranieri cristiani, cioè stranieri di tutte le parti del mondo, per cui in mezzo ci sono 10 nazioni diverse. Allora, ci sono 24 problemi diversi magari da affrontare. E quindi ho detto, forse col mio occhio di insegnante di sostegno, ormai vecchia, forse è meglio se parliamo, discutiamo, ci mettiamo in gioco tutte quanti per invece quella classe lì, diamo strumenti, diamo magari modi diversi di affrontare le cose, modi, strategie diverse, vediamo se si può divulgare queste cose che invece vengono fatte poco e allora quelle magari servono agli insegnanti di classe, non gli serve sapere se il mio bambino autistico non verbale segue il metodo ABA, il metodo Doman ed essere specializzato in queste tecniche molto specialistiche, gli servono forse cose più pratiche e più per tutti i giorni. Si fa confusione, ecco, dicevo, il grande equivoco è che il bambino handicappato non è mio, i bambini normali non sono vostri, ma siamo tutti di tutti. Non è solo mio problema, va parlato con il team, l'equipe, il consiglio di classe, chiamatelo come volete, il consiglio di sezione, è un consiglio dove si parla di tutti i problemi, compreso il bambino handicappato. E viceversa, l'insegnante di sostegno parla anche dei problemi degli altri. Per esempio, io ormai sono venuta a Belgioioso un bel po' di anni fa, decisamente tanti, ma da dove venivo, si parlava anche durante la riunione con i rappresentanti di classe anche dei problemi dei bambini portatori di handicap, per esempio. Quando sono arrivata qui mi hanno detto che io stavo zitta. Perché? Cioè, i rappresentanti di classe, se sa anche dei problemi che incontrano i genitori o i bambini portatori di handicap, non è che sto violando la privacy o chissà che cosa, non ne parlo dando dati tecnici, medici, eccetera, ma parlo dei problemi che possono avere i bambini portatori di handicap, perché non c'era questo scambio. L'ho trovato molto strano, perché invece a Milano si faceva questo scambio, per cui lui non è mio, io non sono sua, e viceversa, vale anche per gli altri, per tutti gli altri. Le mie colleghe sanno che io mi intrometto nelle lezioni, nelle mie classi, come vi ho detto già durante il collegio docenti, faccio una materia perché non devo essere identificata come l'insegnante di sostegno, ma come un insegnante di classe, anche perché così riesco forse a fare inclusione. Io tendo a non volermi sedere di fianco al mio bambino portatore di handicap, mi siedo per carità, ma cerco di non farlo perché non voglio che venga identificato come il bambino della maestra Betta. Poi ci sono handicap, alcune volte lo devo fare, ma cerco di portarli ad essere all'autonomia, in modo che io non venga identificata come la loro maestra e loro non vengano identificati come i miei bambini, perché poi scattano, ah, ma lui ha i vantaggi perché ha l'aiuto, e non è vero. Poi ne parleremo di questo quando parleremo di valutazione. Si fa confusione, dicevo, fra didattica e terapia e si riduce il disabile al suo deficit, inserendolo in una categoria speciale che in quanto tale non ha nulla a che fare con il normale lavoro della classe, questo è quello che ho
ho detto. Non si tratta di sottovalutare il bisogno educativo speciale dell'alunno disabile, lui ce l'ha e io glielo devo soddisfare, ma di soddisfarlo in un progetto che preveda la collaborazione di tutti. L'interscambio dei ruoli tra l'insegnante di sostegno e gli insegnanti curriculari è una condizione essenziale affinché l'insegnante di sostegno non venga considerato l'insegnante del disabile, ma una persona che ha il compito di creare un raccordo tra l'alunno disabile, i suoi compagni e i docenti di classe. Il docente di sostegno, quindi introdotto dalla legge 517, è una figura professionale specializzata con il compito di essere all'interno del team docenti un riferimento specifico per la progettazione, la realizzazione e la verifica degli interventi idonei ad affrontare positivamente le situazioni di disabilità presenti nella classe. È un riduttore di complessità. O dovrebbe esserlo, e quindi deve essere un costruttore di trame, di reti tra gli alunni della classe, tra i docenti, tra i genitori e gli enti esterni. Scopo del docente di sostegno è promuovere e favorire la cultura dell'inclusione. L'insegnante di sostegno, quando si presenta alla classe, deve subito chiarire che è un insegnante di classe, non deve relazionarsi unicamente con l'alunno, ma interagire con l'intera classe. Nella pratica, l'insegnante di sostegno deve occuparsi di tutti gli alunni, anche solo dimostrando interesse verso di loro, facendo loro domande o supportandoli nel momento del bisogno. Questo per cercare proprio di staccare un po' la figura, quello che dicevo prima, del docente collegato al bambino. Gli insegnanti di sostegno sono assegnati alla classe e non all'alunno disabile. Noi siamo insegnanti di classe. Presentarsi all'insegnante di classe e agli alunni come l'insegnante che aiuterà tutti nelle difficoltà di apprendimento. Non sedersi vicino all'alunno disabile, evitare di discriminarlo, cercare l'interazione con tutta la classe, collaborare fin da subito con il docente curricolare, creare sinergie con le persone con le quali si dovrà lavorare tutto l'anno è importantissimo. Perché quando poi non si creano sinergie, i rapporti si spaccano e poi nascono i vari problemi che dobbiamo affrontare. In molti casi il ruolo richiesto all'insegnante di sostegno è quello di esserci e non esserci allo stesso tempo. Questo l'ho scritto perché ogni tanto dobbiamo stare lì nella classe e scomparire, tendere a scomparire, osservare, guardare, anche perché se l'insegnante di sezione o di classe è preso a spiegare, magari non riesce a osservare determinate cose. Se noi riusciamo a scomparire e a fare quella che si chiama osservazione, cosa molto difficile da fare perché dovresti diventare praticamente un pezzo di arredamento, magari poi riusciamo anche a dare dei suggerimenti alle colleghe perché riusciamo a osservare delle cose che nel marasma generale della classe, nella confusione e nella trafelazione di tutti i giorni, magari non vengono notate. Possiamo osservare l'alunno o gli alunni, individuare quali possono essere i pregi e le difficoltà, prendere appunti, fare schemi riassuntivi, eccetera. Per far sì che l'alunno si integri nel contesto classe, occorre instaurare un rapporto basato sul dialogo e sulla fiducia. Per raggiungere tali obiettivi occorrono grande flessibilità, empatia e capacità relazionali. Il docente di sostegno è una risorsa, non è un nemico da combattere. Per individuare specifici bisogni degli alunni, per ancorare la programmazione del singolo con quello della classe, per trovare le strategie per integrare con la necessaria programmazione pedagogico-didattica il progetto della classe con il PEI. A rigore, dopo tutto quello che ho detto, diventa superfluo allora anche la distinzione tra docenti di sostegno e curricolari, ed è invece sufficiente parlare di insegnanti della classe. Ma questo penso sia un obiettivo ancora lontano dall'essere raggiunto. Cioè io credo che in tutti i nostri PEI, per esempio, ci sia scritto alle firme docente, 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 docente di sostegno. Forse bisognerebbe mettere docente, 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 docente. La butto lì, è una provocazione la mia, l'ho detto prima. Però siamo tutti docenti di classe. Questa distinzione è interna, la sappiamo noi. IDVA. O DA, chiamiamoli come vogliamo, ormai non so più, credo che l'ultima sia DA perché ogni tanto li cambiano i nomi a tutto e ci fanno impazzire. Ed ecco perché avevo proposto al collegio di dare una materia a docente di sostegno, oppure lasciatelo intervenire e interagire con tutti gli allievi. Del docente di sostegno comunque ne parlerò più avanti, mentre dei DVA non ne parlerò più. Questo era l'unico punto di tutto il corso dove parlavo dei diversamente abili.
Perché tutte le loro specifiche ci sono, perché per tutte le loro specifiche ci sono i docenti sostegno, quello che vi ho detto prima. Oramai arrivano docenti specializzati con tutte le conoscenze opportune, non è più come una volta che arrivavano docenti che non avevano la specializzazione, quindi non avevano le capacità per lavorare con i bambini portatori di handicap. Oramai arrivano tutte persone con lauree, master o specializzazioni, per cui sanno benissimo come affrontare. Siamo un team. Il superamento di qualsiasi forma di emarginazione degli handicappati passa attraverso un nuovo modo di concepire e di attuare la scuola, così da poter veramente accogliere ogni bambino e ogni adolescente per favorirne lo sviluppo personale. Ed anche il docente di sostegno va accolto esattamente come un alunno. Non facciamo muri prima ancora di riconoscerlo, diamogli fiducia, non c'è una verità assoluta nel nostro mestiere. Come comportarci nei confronti della disabilità? Nel rapportarsi con i ragazzi in difficoltà è importante ricordare che innanzitutto sono ragazzi come gli altri e che dobbiamo comportarci nel modo più naturale possibile, senza farci condizionare dalla percezione che abbiamo dell'handicap. Spesso ci sentiamo spaventati e inadeguati rispetto a come vivono le loro condizioni. Come tutti hanno bisogno di sincerità, chiarezza e di stabilità, sono bambini, sono ragazzi. Ricordiamo che tutti i ragazzi, compresi quelli in difficoltà, comprendono molto di più di quanto si possa pensare. Evitiamo quindi, quando sono presenti, di fare discorsi riferiti a loro che li potrebbero turbare. Adottiamo il più possibile condotte sincere e coerenti. Interazione tra docenti curricolari e docenti di sostegno. Il docente curricolare conosce meglio le caratteristiche della didattica comune. Il docente di sostegno conosce meglio le caratteristiche delle patologie. Curricolare padroneggia meglio i contenuti disciplinari. I docenti di sostegno conoscono meglio le relative metodologie. Il curricolare conosce meglio il curriculum della classe. Il sostegno, docenti di sostegno, sono in grado di selezionare obiettivi didattici personalizzati e/o individualizzati, quello che dicevo prima. Errate convinzioni fra docenti di sostegno e curricolari. I docenti curricolari non siano corresponsabili dell'insegnamento ad alunno disabile, i docenti di sostegno unico titolare dell'insegnamento personalizzato e individualizzato. Questo è sbagliato. Il docente curricolare è responsabile anche dell'insegnamento al bambino portatore di handicap, come il docente di sostegno non è l'unico titolare, ma è responsabile anche di quello che viene detto e fatto nella classe, ed è per questo che è un team. Il docente curricolare non possiede titolo o competenze per operare con l'alunno disabile, ma anche questo non è vero, è errato. Io ho visto fare cose da colleghe non specializzate molto, molto inclusive, decisamente, che mi hanno lasciato a bocca aperta perché comunque è un modo di essere, non è. Sì, lo studio ti dà le tecniche, la metodologia, eccetera, ma poi fondamentalmente è un modo di essere. E il docente di sostegno è predisposto alla cura e al controllo dell'alunno disabile. No, non è il bambino è suo, quello che dicevo prima, e lui è del bambino. Questi due signori, in un loro studio sull'inclusività, Andrej Kamiato, indicano cinque coordinate. L'alunno disabile deve rimanere in classe per il maggior tempo possibile, quello che dicevamo prima. L'alunno disabile deve fare il più possibile le stesse cose che fanno i suoi compagni. L'alunno disabile deve il più possibile essere posto nelle stesse condizioni formative degli altri studenti. I migliori insegnanti di sostegno sono i suoi compagni, non dimentichiamocelo mai. Gli spazi di un'aula inclusiva devono essere ampi, questo è molto difficile da avere. E poi ho messo le 3 C della scuola inclusiva, la collegialità, la contitolarità e la corresponsabilità, che costituiscono il principio base di un'efficace gestione pedagogica che veda gli insegnanti impegnati insieme e in modo paritetico. Tra gli insegnanti vige il principio della corresponsabilità educativa e della collegialità nella programmazione e nella verifica, della piena contitolarità nella gestione delle attività. Parliamo di insegnanti, ma potremmo estendere questo principio alle altre figure che possono essere presenti a scuola, quali gli educatori e gli assistenti alla comunicazione, eventualmente assegnati dagli enti locali, i docenti facilitatori per l'apprendimento degli stranieri, i docenti o gli esperti esterni che realizzano attività aggiuntive, progettuali e così via. Si tratta di orchestrare un servizio di supporto e mediazione che raggiunga ciascuno in ragione dei suoi bisogni, realizzando la massima flessibilità possibile, individuando gli ostacoli per poi annullarli.
In effetti, che operiamo nelle classi, non siamo solo noi docenti, quest'anno poi si vede ancora di più forse, ma di facilitatori, di educatori, di esperti esterni, le risorse Covid, cioè quest'anno abbiamo avuto un po' di tutto, tanto che forse è il primo anno che mi sono sentita dire spesso: no, guarda, basta perché siamo già in troppi in classe, perché effettivamente le risorse quest'anno, ci sono state date. E tutta questa gente dovrebbe essere coordinata, lavorare insieme in un team. Qualsiasi efficace strategia di insegnamento deve partire dalla coscienza delle modalità di funzionamento dei singoli allievi, in modo da conoscerne e contenerne le difficoltà da un lato, valorizzare le potenzialità dall'altro. In termini operativi, questo significa approfondire la conoscenza degli stili di apprendimento e degli stili cognitivi adottati da ciascuno, mescolati alla personalità di ciascuno. Ecco, questa ve l'ho messa proprio per introdurre questo discorso che ho appena fatto e per introdurre quello successivo, cioè gli stili di apprendimento. Allora, se voi guardate questa slide, se stavate dormendo, guardate questa slide e cercate di capire, non vi ho messo il titolo, vi ho messo 3 punti di domanda. Le prof di italiano sicuramente diranno che cos'è. Il sabato del villaggio. Ma vai, ci avrei giurato che rispondevi tu. E mi sembra anche, se non mi sbaglio, mi sembra anche, se non mi sbaglio, una modalità che usava un bimbo che abbiamo avuto noi e che ho avuto io per 3 anni e voi per 5. Questo ragazzo allora, quando mi ha detto che doveva imparare il sabato del villaggio perché la prof in questione Brunelli aveva dato il sabato del villaggio, a memoria mi sono sentita morire perché ho detto non lo farà mai. 3 pagine di sabato del villaggio, ma non sarà mai Lui possibile. voleva farlo, non sono stata io a obbligarlo. Beh, lui voleva essere come gli altri, come dicevi tu prima, quindi voleva assolutamente farmi vedere che era un Ma pazzo. la cosa che mi ha meravigliato in maniera veramente fantastica è stata che a un certo punto, io qui ho preso un pezzo in mezzo proprio per confondervi le idee, perché se c'era la donzelletta subito che va per la campagna, il disegnino della bimbetta e la campagna, lo indovinavate tutti, sono stata anche antipatica. Ma la cosa che mi ha meravigliato è che questo studente, si è messo cercando di capire, cioè capendo che non poteva imparare 3 pagine di poesia che secondo me neanche la prof Brunelli sa. Ah, ma per i ragazzi non la prof Brunelli, perché loro devono esercitare la memoria, non io. Capendo che non poteva impararla, a un certo punto cosa ha fatto? Si è messo a disegnarla. Poi quando è spento ogni speme, tutt'altro tace, odio il picchiettare, il martello picchiettare, la sega del legnalone, allora lui per ogni parola che era disegnabile l'ha disegnata. Ragazzi, l'ha imparata in una giornata, perché alla fine la sua intelligenza aveva fotografato questa cosa e l'ha imparata. Quindi io sono rimasta meravigliata del fatto che un'idea così a me non sarebbe mai venuta, per esempio, perché non lo trovavo nella mia intelligenza una cosa che semplificava la questione. Ma nella sua sì, gliel'ha semplificata in maniera pazzesca, tanto che poi è stata fatta questa, cioè la maglietta, proprio per ricordare che c'era un modo diverso di essere intelligenti, no? Ecco, questo mi serve per introdurre questo discorso. Vietato dire normalizzarsi, perché porta a ritenere che sia l'alunno a non riuscire a seguire il programma scolastico, piuttosto che chiedersi se quel programma è adatto o adattabile all'alunno. Punto fondamentale. Per i diversamente abili, noi facciamo spesso questo ragionamento. Non è la sua comunicazione che si deve adeguare alla nostra, ma viceversa, siamo noi che ci dobbiamo adeguare a lui. E il nostro compito è fornirgli tutti gli strumenti possibili perché lui trovi la sua strada comunicativa. L'inclusione deve essere vista come piena partecipazione di tutti gli alunni. Per esempio, voi tutti sapete che Gabri è stato fino all'anno scorso un mio allievo. È impensabile pensare di normalizzarlo. Bambino autistico non verbale che sta cercando di comunicare in tutt'altro modo rispetto a noi.
E mi sono ritrovata a dire questa frase alla mamma perché per un genitore, capite che il genitore vorrebbe tanto che il bambino parlasse, si esprimesse, comunicasse come tutti gli altri. E quindi si tende a volerlo normalizzare, cioè portarlo verso quello che facciamo noi, perché riteniamo che quello che facciamo noi sia l'unica strada possibile da percorrere. E invece non è così. Cioè, Gabri ne è l'esempio vivente, cioè lui ha tutt'altro modo, tutt'altre strategie, stiamo cercando di portarlo, per esempio, all'uso della tastiera, nonostante lui non parli, per comunicare, perché uno potrebbe anche semplicemente scrivere. Non riesce a scrivere perché non c'è la motricità fine, ci sono tutte le strumentazioni tecnologiche oggi per farlo con una tastiera, per farlo con un computer. Proviamo a pensare semplicemente a quelli che riescono a rispondere attraverso il computer pensando alla risposta, no? Per cui non siamo noi che ci dobbiamo, cioè non è lui che si deve adeguare e usare le nostre cose, siamo noi che dobbiamo dargli tutti gli strumenti possibili e immaginabili in modo che lui trovi la sua strada, perché quel bambino di prima con quella poesia ha trovato la sua strada. E mi sembrava quel bambino di prima una di quelle cose, un argomento per introdurre, per esempio, l'intelligenza. Comunque, beh, ascolto una cosa, quel bambino era un DSA, non era un DA, ed era un DSA Sì, molto intelligente. Questo metodo molto. l'ha raffinato con la sua mamma, al punto che poi si è fatto tutti gli esami così, è andato alle superiori così, e Così. tutte le volte che faceva interrogazioni, sia per me che per gli altri, le faceva in questo modo. Così, Ed era certo. bravissimo. Comunque, questa era una cosa di terza media, ma lui ha cominciato in prima media a usare questo Sì, metodo. ma questo mi serviva per far capire come lui, cioè noi non abbiamo mai pensato di presentare un bambino alla terza, cioè credo che poche scuole abbiano deciso di abbiano mai pensato di presentare un bambino alla terza media con i disegni invece delle parole, perché se non DSA non riesce a scrivere, No, capisci? Quello no, che voglio dire. lui scriveva abbastanza, però aveva dei problemi, indubbiamente. Ah, Sì, e conosciamo. ripeterò quando è arrivato agli esami, mettendosi in un PowerPoint tutte le materie scritte come hai fatto vedere tu. Sì, Ed sì, sì. effettivamente è stata una pensata eccezionale questa che avete fatto, non so se l'ha fatta la mamma con te o da soli loro due, poi con te l'hanno raffinata. Volevo confortare le colleghe della primaria, però dicendo che non chiedo mai ai bambini di DSA di imparare a memoria qualcosa. No, Ecco. no. Non è la pazza furiosa che fa imparare No, troppo. no, mai pensato. Ma no, con l'intelligenza, cioè, Non lo faccio mai. C'è chi vuole provare magari tre versi, una strofetta, giusto per essere come gli altri. Dopodiché chiudo, ti lascio andare avanti con la tua no, dissertazione. ma Luisella, la cosa, in realtà adesso invece vedrai che fa bene, perché adesso parliamo di intelligenza, quando arriviamo a Feuerstein forse capisci che hai fatto bene invece. Va bene, mi fa piacere, Leona, però ripeto, io non obbligo mai a imparare a memoria nulla a questi ragazzini. Ecco. Memoria invece va allenata, e molto anche. Infatti, io lo faccio con i cosiddetti, tra virgolette, normali, con loro cerco di andare un po' con i piedi di piombo e do le tabelle dei verbi piuttosto che di altro, come penso facciano tutti. Ecco. Sì, infatti. Allora, sentiamo Forrestai. Nel senso che dicevo, appunto, l'intelligenza, capacità di attribuire un conveniente significato pratico o concettuale ai vari momenti dell'esperienza o della contingenza, vivacità e sicurezza di ordine pratico o concettuale, la capacità di un agente di affrontare e risolvere con successo situazioni e problemi nuovi o sconosciuti, il complesso di tutte quelle facoltà di tipo cognitivo o emotivo che concorrono o concorrerebbero a tale capacità, proveniente dal verbo intelligere e capire. Allora, queste sono semplicemente, ho tirato giù le definizioni che si trovano nel vocabolario di intelligenza. Ma quante ne esistono? Allora, Gardner diceva 9. Linguistica, logico-matematica, spaziale, corporeo-cinestetica, interpersonale, intrapersonale, naturalistica, essenziale, l'ho già scritta 2 volte. Goleman aggiunge l'intelligenza emotiva. Stemmer formula il modello tripartito dell'intelligenza, e cioè esistono 3 modalità principali di espressione dell'intelligenza: analitica, capacità di analizzare e operare confronti fra elementi diversi; creativa, capacità di intuizione e di immaginazione; e pratica, capacità di utilizzare strumenti e applicare procedure. Queste sono quelle di Gardner.
Eisenk una sola uguale per tutte le culture. Feuerstein. Feuerstein, non so se tutti lo conoscete, ma credo di sì, era un ebreo che ha cominciato a studiare l'intelligenza nei campi di concentramento. Cioè, si è domandato come mai i bambini ebrei imparavano così velocemente il tedesco e imparavano così velocemente tutto. E ha sviluppato un suono, una sua tecnica, un suo modo che è molto chiuso. Non, il metodo Feuerstein lo possono applicare solo le persone che hanno fatto il corso Feuerstein, che hanno tutto il materiale Feuerstein, che è sigillato, chiuso, non lo troverete mai da nessuna parte, perché comunque viene firmato un contratto dove solo chi fa il corso e paga può avere il materiale. Questo signore è arrivato alla conclusione invece che l'intelligenza si insegna. Non è un'eredità immodificabile che ciascuno di noi si porta dietro per sempre, senza possibilità di evoluzione. È invece un insieme di abilità e di processi mentali, un fenomeno dinamico che si può acquisire e sviluppare fin dai primi anni di vita. Quindi vedi che hai fatto semplicemente bene, Luisella, perché l'intelligenza si insegna. Quindi se è così, possiamo insegnargliela, possiamo insegnare a essere intelligenti. Un bambino non è detto che perché è figlio di, non lo so, prendiamo i soliti esempi della storia, poi rimanga anche lui non intelligente, ma può sviluppare intelligenza, un'intelligenza molto forte. Sebbene queste capacità siano più o meno innate negli individui, non sono statiche e possono essere sviluppate mediante l'esercizio. Inoltre esse possono anche decadere con il tempo, quindi va allenata, va mantenuta, va costruita. Pensiamo anche solamente, tutti noi abbiamo avuto, abbiamo gli anziani in famiglia e lì decadono un sacco di funzionalità per la vecchiaia, ma anche perché non le allenano più, perché chi le mantiene più in allenamento resiste di più. Quindi va allenata, va imparata, va insegnata per cercare, e poi va mantenuta per cercare di non farla decadere. La scuola le alimenta, qui entriamo in gioco noi. Un artista o un atleta di altissimo livello o anche un musicista professionista sottoposti ai test di intelligenza più comuni potrebbero anche ottenere prestazioni molto scarse, in quanto i tipi di intelligenza che queste persone hanno sviluppato maggiormente attraverso il loro percorso di vita, di studio e di esercitazione non sono attualmente contemplati nelle principali scale di misurazione. Perché comunque sono, se ci pensiamo bene, qui possono parlarne i prof di motoria o chi fa l'artistico, per esempio, sono intelligenze complete, chi fa appunto arte, sono intelligenze che noi sviluppiamo molto poco, diamo poco spazio a quelle materie. Questo si può applicare purtroppo anche alle materie curricolari dei nostri percorsi scolastici. Che importanza rivestono nell'insegnamento all'espressione artistica, all'educazione fisica e ambientale nelle nostre scuole? È possibile insegnare a padroneggiare e riconoscere le proprie e le altrui emozioni? Da questo punto di vista, lo studio dell'intelligenza ci offre grandi spunti su cui riflettere per ripensare i percorsi scolastici e professionali. I test di intelligenza attualmente utilizzati, o più semplicemente test d'ingresso per l'università, per esempio, o determinate carriere professionali, utilizzano nella maggior parte dei casi test basati solamente sull'utilizzo di capacità logiche, matematiche, linguistiche, a volte anche visivo-spaziali. E le altre intelligenze? E il contesto quanto influenza? Io faccio sempre un esempio, ecco, questo è quello che ho accennato all'inizio di questo mio lungo discorso. In famiglia noi abbiamo un nostro amico che ha un figlio portatore di handicap grave, molto grave, nel senso che questo bimbo è nato con tutto, ha avuto dei danni cerebrali per cui alla nascita, per cui tutto il sistema motorio è andato, e tutte le volte che però io incontro questo ragazzo, che ormai è un po' più grande del mio, quindi 23, allora, lui è una meraviglia, nel senso che questo ragazzo ha un handicap grave, il sistema motore è andato, ma i genitori, che sono, il papà è un commercialista di Milano, quindi economicamente a posto, perché fa parte di uno studio grosso di Milano, ha avuto quindi la possibilità di tenere la mamma a casa, che era una bancaria, tenerla a casa, la mamma si è completamente dedicata a questo ragazzo. Questo ragazzo ha fatto di tutto, dalla psicomotricità all'impianto cocleare,
un sacco di cose, tanto che quando a 6 anni, 7 anni, non so più, io chiesi al nostro amico quanto gli era costato a quel momento il figlio. E il nostro amico mi ha risposto, ma guarda, oggi Andrea mi è costato circa 35.000 euro, mi disse, fra impianti, medicine, interventi, macchina, tutti i supporti tecnologici possibili e immaginabili, eccetera. Andrea a quell'epoca faceva forse la terza elementare, la quarta elementare, ha una buona parlantina, ma io gli chiedevo, e forse l'ho scritto dopo, non lo so, gli chiedevo per esempio Andrea 15 per 23 e lui me la faceva a mente, quando io invece maestra devo, forse l'ho scritto dopo, prendere una penna, scrivere e farla su carta e penna. Perché? Poi prendi lo stesso ragazzo con lo stesso problema alla nascita, lo metti in un ambiente dove non c'è la possibilità economica di tenere la mamma, di dedicarsi a lui, di spendere 35.000 euro in 8 anni e di andare avanti, perché oggi ne ha 24, e che cosa ottieni? Non ottieni lo stesso handicap. Ottieni magari un ragazzo che con l'impoverimento ambientale, con le poche possibilità, non riesce assolutamente a sviluppare un'intelligenza che fa 23 per 15 a mente, o che fa quello che fa Andrea oggi, per cui lui, avendo il sistema motore andato, guida la carrozzina con il joystick, va ovunque, eccetera. E quindi possibilità economiche diverse, handicap diversi, purtroppo. E questo è molto triste da dire dal mio punto di vista, perché non dovrebbe essere così. Quindi il contesto conta tantissimo. E l'autostima, spesso sottovalutata e non alimentata. Qui ho scritto Università del Sacro Cuore di Milano, perché quando feci il test d'ingresso all'Università del Sacro Cuore, nella Cattolica, insomma, per fare la specializzazione nell'handicap, mi ricordo che il test d'ingresso era una serie, forse ne ho fatto l'esempio qua, ecco, non era proprio così, ma era un esempio così, e cioè 100 domande logiche numeriche. Una sequenza di pallini che giravano, dovevo scegliere qual era la pallina dopo, una sequenza di numeri, 100 domande, era una cosa allucinante, ma era basato sempre su logica matematica. Non, io andavo a fare una specializzazione per l'handicap, per cui quello che dicevo, siamo basati ancora sui test così. Se, quindi tutte le altre intelligenze, quelle artistiche eccetera, non vengono contemplate, non vengono prese in considerazione. Nessuno crede oramai che esista un solo tipo di intelligenza. La scuola però tende a valorizzare l'intelligenza verbale astratta, logico-sequenziale, non le altre intelligenze. Bisogna però capire anche l'importanza dell'intelligenza emotiva e nell'educare l'intelligenza emotiva per un'efficace azione inclusiva. Il gioco del metterti al posto di, per esempio, il gioco del se tu fossi, che sembra una scemenza, ma per esempio per un alunno bullo o per un alunno vittima di bullismo, ma soprattutto per l'alunno bullo, magari qualcosa fa dentro di lui, prova a metterti nei panni di, cioè creare un'intelligenza emotiva, un'empatia. In classe quindi bisogna parlare delle diversità, siamo tutti diversi, meno male. Spesso ho sentito dire, non lo faccio per non farlo sentire diverso, questo ve l'ho detto prima, quanti errori in questa frase, lo siamo tutti e soprattutto non gli sto dando ciò di cui ha bisogno. E allora qual è il mio ruolo di docente se io non gli do quello che di cui ha bisogno? Utilizzare strumenti compensativi, misure dispensative in modo differenziato e diffuso. Dopo il mio corso sulla DAD, didattica a distanza, io mi sentii chiamare da un po' di colleghe perché non venivano date le dispensative e le compensative. Cioè non è, come ho detto anche in quell'occasione, un non voler studiare da parte di un bambino, disse, è una sua necessità. La difficoltà l'abbiamo noi nel capire come mai un bambino con intelligenza non riesce a fare delle cose. Poi lo vedremo quando parleremo dei DIS. Applicare criteri di valutazione personalizzati agli alunni spiegando perché, e ne parliamo più avanti. Sollecitare il rispecchiamento e l'empatia.
entrare nel suo spazio per crearne uno più grande che comprenda un noi, equivale a un nostro spazio entro il quale tutti sono diversi, ma ugualmente importanti per una crescita inclusiva. Stili di apprendimento e di insegnamento. Il concetto di intelligenza è multiple. L'intelligenza è un fattore composto da differenti modalità cognitive che permettono di affrontare e comprendere la realtà e che variano da persona a persona anche in base a fattori culturali e ambientali. Per promuovere apprendimenti efficaci, l'insegnante deve conoscere i propri stili cognitivi e le proprie preferenze in quanto condizionano le sue modalità di insegnamento, deve aiutare gli allievi ad esplorare i diversi stili di apprendimento cognitivi, perché anche l'allievo non sa qual è il suo, deve trovare il suo modo. Gli stili cognitivi, esiste il globale analitico, il verbale visuale, sistematico, intuitivo, impulsivo, riflessivo, dipendente dal campo, dipendente dal campo e il convergente, divergente. Sono tutti stili cognitivi completamente diversi. Allora, globale analitico, quadro d'insieme, singoli particolari, verbale visuale, fa riassunto, associazioni verbali, caratteristiche viso-spaziali, immagini mentali, quello che dicevamo prima, per esempio la poesia, il sabato del villaggio, schemi, rappresentazioni grafiche. Sistema intuitivo, una variabile per volta, procede sistematicamente analizzando le diverse variabili, fa ipotesi, procede attraverso ipotesi alla ricerca di confermarla. Poi abbiamo l'impulsivo cognitivo riflessivo, risponde rapidamente, contiene note positive, ricordare che alcune attività sono veloci, è più lento e accurato, oppure dipende dal campo, indipendentemente dal campo. Rimanda una percezione fortemente influenzata da come è organizzato il contesto e poco scarsamente influenzato dal contesto. E poi abbiamo il convergente divergente, procede secondo logica sulla base delle informazioni possedute, procede autonomamente, creativamente, con possibilità di generare nuove risposte. Vabbè, gli stili di apprendimento sono i nostri quattro sensi, perché uno non viene. Non influenza, il visivo verbale, il visivo non verbale, l'uditivo e il cinestetico. Il visivo verbale, preferenza per la lettura e la scrittura. L'apprendimento avviene preferibilmente attraverso la lettura. In questo caso, l'insegnante dovrebbe prendere appunti in classe, permettere all'alunno di prendere appunti in classe, rileggerli a casa, appuntare per iscritto istruzioni relative a compiti e lezioni, riassumere la lettura con sintesi scritta, fare un elenco in quello che si deve ricordare, disporre di istruzioni e spiegazioni scritte, commentare contesto scritto e grafici e diagrammi. Se abbiamo invece un visivo non verbale, sono preferite le immagini, le fotografie, i disegni, i simboli, le mappe, poi prosegue la cosa. Usare disegni, schemi, mappe, parole chiave, immagini, grafici per ricordare, usare colori diversi per evidenziare parole chiave nel testo, organizzare i contenuti secondo una gerarchizzazione, creare mappe mentali di ciò che viene accolto, ascoltato e letto. L'uditivo invece privilegia l'ascolto, discussioni, le argomentazioni orali e quindi l'insegnante dovrebbe fare spiegazioni orali in classe, richiedere spiegazioni orali ai docenti, registrare la lezione, ricordare cose già udite, usare strumenti quali la sintesi vocale nella lettura negli audiolibri, lavorare in coppia con un compagno. Per esempio, audiolibro ne usiamo molto, vengono usati molto pochi, invece, per esempio, un ragazzo così nei DIS serve tantissimo, gli audiolibri funzionano benissimo. O, per esempio, la cosa che a me ha meravigliato è mia figlia, ormai fa la quarta superiore, quando andavano in classe hanno tutti il cellulare, perché ovviamente sono lontani da casa, lei chiedeva di registrare la lezione perché così se la poteva risentire, ma questo gli succede anche con la didattica a distanza, chiede di registrare la lezione e gli viene detto di no. Cioè non si registrano le lezioni, che lo trovo comunque una limitazione pazzesca, perché se io mi potessi registrare la lezione me la risento e me la risento quante volte voglio. Cioè è da aborrire l'uso del cellulare per come lo usano oggi e poi affronteremo anche quel discorso lì, ma insegnargli l'utilizzo intelligente di tutte le cose che può fare quel cellulare e che poi lo posso utilizzare in maniera appunto intelligente per me, quindi posso registrarmi la lezione, posso riascoltarmela, posso farmi le foto della lavagna, della lincea, anche quanti di noi al collegio fanno la foto del
della LIM quando ci sono sopra delle slide che ci interessano, cioè l'utilizzo intelligente di uno strumento, non solo per chattare e andare a fare le drammatizzazioni. E in questo caso valorizziamo i punti di forza, ma minimizziamo i punti di debolezza, cioè dobbiamo evitare di lezioni esclusivamente o prevalentemente frontali, quello che dicevamo all'inizio, lunghe spiegazioni, questa mia è troppo lunga per esempio, copiare dalla lavagna, consegno verifiche scritte in un carattere troppo chiaro o poco chiaro, favorire invece le lezioni interattive dialogiche, riflessioni e condivisione fra alunni, fornire materiale semplificato fotocopiato con facilitazioni visive, prediligere il carattere stampatello maiuscolo, depenalizzare l'errore di utilizzarlo come strumento, quello che dicevamo prima, per indagare i processi cognitivi sottesi, compensare con tutti gli strumenti utili, computer, calcolatrice, eccetera, fare le cose tutte insieme e consentire di utilizzare tempi più lunghi e ridurre le quantità del compito se necessario. Rileggendo, torno un attimo dietro, le cose da evitare era consegne verifiche scritte in modo poco chiaro o poco efficace per l'alunno, porre l'accento sugli errori e richiedere l'autocorrezione non guidata, far uscire l'alunno per andare a lavorare da solo in un gruppo di livello, chiedere prestazioni veloci. Spesso l'insegnante rinforza e sostiene di più gli alunni che ritiene scolasticamente adeguati, ci piacciono i bravi ci piacciono, è vero, rispetto agli altri da cui ci si aspetta prestazioni meno brillanti. Ecco allora che l'errore compiuto da un alunno adeguato viene minimizzato come svista temporanea, mentre la buona prestazione in attesa di un alunno normalmente inadeguato viene stigmatizzata con un dimmi da chi è copiato. Effetto Figmaglione. Al bravo diciamo, ah, oggi non sei in forma, non hai visto questo errore, ti è sfuggito, guarda bene lì che forse c'è un altro errore. Al bessi invece magari diciamo, ragazzi facciamo un applauso a Giovanni che ha sbagliato come sempre, e quindi siamo noi i primi a bullizzare, cioè per carità ci viene, cioè io questa frase l'ho messa perché l'ho sentita, ci viene, però stiamo facendo i bulli noi qui, cioè stiamo enfatizzando il fatto che quel bambino ha sbagliato e forse l'ho scritto dopo, non ci stiamo affatto, no, l'ho scritto in un altro posto, allora non ci stiamo affatto preoccupando di come si sente Giovanni, applaudiamolo che ha sbagliato, ma se lo facessero a noi, cioè. Cara prof, quando oggi mi hai detto di ricordare la mamma i colloqui di mercoledì, volevo dirti che non lo avevo dimenticato, nemmeno di notte. So già cosa le dirai, è svogliata, si distrae continuamente, non fa i compiti, non ha mai le cose giuste, i voti sono sempre peggio. Anche la mamma lo sa già, se lo è sentita dire un sacco di volte, forse abbasserà gli occhi in silenzio, magari cercherà di difendermi appoggiandosi ad una nuova inutile scusa. L'altra volta che è venuta a parlarti, l'ho aspettata a casa sperando che si sfogasse, magari mi desse uno schiaffo, ma non l'ha fatto, non mi ha nemmeno parlato perché era stanca di dirmelo. L'ho trovata in cucina che piangeva, mi ha parlato con lo sguardo al muro, dammi il cellulare e da qui a fine mese scordati di uscire con i tuoi amici. Non ho detto nulla, nemmeno che mi dispiaceva e che senza il cellulare sarei stata definitivamente sola. Prof, io mi sento scema, per fortuna domani c'è artistica perché mi piace disegnare e anche il prof mi dice che ho una bella mano, lo ha detto anche la prof di fisica quando ho fatto una bella battuta a pallavolo, ma la testa no. Pagine di errori, le espressioni le sbaglio. Certo, mi distraggo. Provi lei a far finta di stare attenta con la paura di essere chiamata sapendo già di fare brutta figura e la paura che cerca di mascherare facendo la scema. Mercoledì parlerai alla mamma, così che saprà della nota sul registro del 4 di storia e del 4 della verifica di matematica. Non potrò mai prendere un 8 per riuscire a rimediare. Forse per questo la prof mi ha messo in mano la verifica senza neanche guardarmi. Tu almeno, prof, cerchi di spiegarmi gli errori, mi dici che posso farcela. Ma so che non è vero. Al fine quadrimestre avrò 6 insufficienze, di cui 2-4. Neanche Batman riuscirebbe a tirarle su. Credi, prof, non vedo l'ora che tutto questo sia finito per sempre. La solita Marta. Una storia per farci comprendere quanto sia difficile anche per loro comprendere le proprie potenzialità. Lei le possiede, tutti le possediamo, ma alcune sono nascoste e l'insegnante deve trovare applicando strategie o metodologie che le facciano venire a galla. Organizzare i tempi e i setting, cioè il materiale, i tempi, le eventuali distrazioni, i materiali. Questo non è facile, ma fa parte della funzione che abbiamo fatto, che abbiamo e che è parte fondamentale del nostro lavoro. Vi ricordate il progetto Quadis, per esempio? Abbiamo smesso di farlo e a me è dispiaciuto. Era, alcuni di voi non lo conosceranno, comunque, l'autovalutazione di istituto sulla qualità dell'inclusione.
si parlava di inclusione a tutti i livelli. Io le rifarei ogni anno senza aderire al progetto, ma come buona pratica. Integrazione e inclusione per noi non sono sinonimi, per l'inclusione scolastica intendiamo un processo volto a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione e all'apprendimento che possono derivare dalla diversità umana in relazione a differenze di genere, di provenienza geografica, di appartenenza sociale, di condizione personale. L'integrazione scolastica è, a nostro parere, un processo reticolare volto a garantire all'alunno con disabilità il massimo di apprendimento possibile in una dimensione sociale specializzata. Questo è proprio quello che scrivono loro a proposito del loro progetto. Il progetto Quadis era un progetto che cercava di rimuovere un sacco di ostacoli e soprattutto era un'indagine 360 gradi sull'inclusione. Io non so i prof delle medie o i miei colleghi di quinta quando l'hanno fatto, ma c'era anche un tema, se non ricordo male, sulla disabilità, sui bambini diversi. Facendo parlare gli altri in un tema appunto sulla diversità, e quindi era un'indagine sulla diversità a 360 gradi e anche con le riflessioni dei ragazzi, perché poi c'era anche un questionario a cui i ragazzi partecipavano, cioè c'erano diverse attività dove finalmente si parlava di diversità con i ragazzi in classe. Perché c'era il progetto, purtroppo l'abbiamo abbandonato e non l'abbiamo fatto. Allora, io posso dire una cosa che mi ha colpito molto in quel periodo, quando facevamo fare i temi sui disabili, che loro vedevano il disabile fisico, ma non vedevano il disabile mentale. Me lo ricordo. Il mentale non veniva colto assolutamente, anzi veniva, come dicevi prima, preso abbastanza di mira, perché lui poteva fare i compiti più facili, perché lui sì e io no, e tutto il resto. Il disabile per loro era solo quello in carrozzella o che aveva dei problemi, insomma, ecco, fisici, però fisici. Sì, vero. Infatti saltavano fuori tutte queste cose, che era bello, perché ci faceva discutere, ci faceva parlare della disabilità, ma anche con loro. Perché ecco, lì infatti sì, mi ricordo, saltava fuori che noi eravamo lui c'ha la maestra che lo aiuta, no? Che non era così, perché poi non capivano il disabile mentale, è vero? Sì. Altre figure della scuola. Ma come si chiama? Vai a dire a Francesco che venire a prendere Giovanni perché deve andare al bagno. Vorrei capire che compiti deve svolgere l'assistente. Credi di poter insegnare? Per il prossimo anno bisogna convincere la famiglia a firmare il modulo d'assistenza. Giovanni non può essere lasciato da solo. Siamo in troppi in aula e non c'è mai nessuno all'ultima ora. Tutte queste sono frasi che diciamo normalmente... quando ci stiamo riferendo a tutte quelle figure che entrano in classe e che lavorano con noi. L'assistente ad persona. L'assistente all'autonomia e la comunicazione in realtà si chiama, ecco, A e C. O assistente ad persona. È un operatore che facilita la comunicazione dello studente con le persone che interagiscono con lui. Non è solo l'esperto che sopra il giro pagina. Allora, è l'assistente alla comunicazione. Questo molti non ce l'hanno chiaro, e invece mi piace sottolinearlo. Non è solo l'esperto LIS, a parte che noi forse non abbiamo esperti LIS nella nostra scuola, perché non ci sono bambini sordi segnanti, quindi come viene spontaneo pensare. Il facilitatore e mediatore della comunicazione è infatti anche colui che media con i ragazzi sordi oralisti, con i ragazzi ciechi, gli ipovedenti e i ragazzi autistici. Quindi noi abbiamo tutti educatori, assistenti ad persona, per quei bambini che sono autistici o comunque che presentano problemi nella comunicazione. Non abbiamo tutti gli altri, non abbiamo bambini né ciechi né sordi nella nostra scuola. Media tra l'alunno disabile e compagni per potenziare le relazioni fra pari, lo supporta nella partecipazione alle attività scolastiche, partecipa alla programmazione didattica educativa e gestisce la relazione con gli operatori psicosociali sanitari in vista di progetti di intervento. Queste sono le sue mansioni. Quindi qualcuno mi dice: ma cosa deve fare? Deve fare questo, non deve fare didattica, non deve fare insegnante. Nasce con l'articolo 42. Obbligo per gli enti locali di fornire l'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale agli alunni con handicap fisici o sensoriali, poi allargata anche alle altre tipologie più di tradizione che per legge. Questa figura non è il docente di sostegno con il quale coopera.
Non sono docenti, purtroppo ci sono, per esempio, nella nostra scuola due o tre insegnanti, scusate, due o tre educatori che sono viste come maestre, firmano maestra e fanno le maestre. No. Le sue funzioni sono anche distinte dall'assistente di base igienico-personale, affidate ai collaboratori scolastici o personale di cooperative. Praticamente questo è quando un bambino ha bisogno di cambiare il pannolone, in questo caso è l'assistente di base igienico-personale. E questa funzione viene affidata a un collaboratore ATA di solito o a un personale della cooperativa che però, forse lo dico, deve essere disponibile a farlo. Quindi spetta in questo caso al dirigente scolastico o comune di residenza la nomina di tale figura. Il problema è risolto col contratto nazionale del lavoro, secondo cui tutti i collaboratori scolastici hanno l'obbligo di accompagnare. Allora, tutti i collaboratori hanno l'obbligo di accompagnarli all'entrata e all'uscita, non per esempio di cambiare il pannolone, cioè l'assistenza igienica, no, o di lavarli, no. Questa è un'attività specialistica e questa va potenziata e quindi il personale ATA va formato su questa cosa e il dirigente lo deve formare, ma poi va anche incentivata. Quindi il dirigente identifica qualcuno all'interno, quando se ce ne fosse bisogno, identifica qualcuno all'interno del personale ATA, lo incentiva, lo forma e poi quella persona è la predisposta. Di solito se ne fanno due perché non sono sempre presenti. Quella persona è preposta al lavaggio, cambio, eccetera, del bambino portatore di handicap. L'educatore, l'assistente educatore culturale che svolge mansioni di assistenza e collabora con i docenti per tutti quei momenti educativi e relazionali di apprendimento che l'alunno non può svolgere in autonomia. In genere è un dipendente o un socio di una cooperativa sociale che, garantendo un esercizio e una sostituzione in caso di assenza del titolare, un costo molto contenuto e una preparazione di base da anni, svolge questo delicato compito. Ma in realtà, allora, dal punto di vista legislativo, educatore e assistente ad personam sono esattamente la stessa cosa. Si tratta spesso di persone competenti, a volte plurilaureate, a volte semplici madri di famiglia, disponibili per contratto a mediare tra le richieste e le risorse disponibili, assoggettate il più delle volte ad un lavoro a cottimo, senza ferie, malattie e certezze. L'assistente alla comunicazione deve necessariamente disporre di competenze specifiche, ma se deve avere a che fare in questo caso con i sordi, cioè deve sapere la LIS, la lingua dei segni, eccetera, eccetera, se ha a che fare con i sordi, deve sapere il Braille, se ha a che fare con i ciechi e quindi in questo caso deve avere competenze specialistiche. Altrimenti l'assistente alla comunicazione normale lavora a cotimo anche lui, senza ferie, senza malattie, ed effettua il servizio spesso su più scuole, sono i nostri, legato a cooperative, a bandi a volte annuali, a volte biennali, sotto la spada di Damocle che dà soddisfazione della scuola o della famiglia per poter sperare nella continuità del proprio lavoro. In questo caso non c'è distinzione fra educatore e assistente alla persona, c'è solo la distinzione se ci fosse un bambino cieco o un bambino sordo. La confusione nasce dal fatto che i vari comuni la chiamano un po' come vogliono, cioè non c'è un nome unico dal punto di vista legislativo e quindi c'è chi lo chiama personale educativo assistenziale, operatori socioeducativi, assistente educativo, ce n'è una montagna, tutti messi sotto sigle diverse o cose diverse, ma non c'è una coordinazione e spesso si confondono le figure. Ci vorrebbe un nome unico. La formazione poi di queste figure spazia dal semplice diploma di licenza media al titolo di operatore socio-sanitario, da poche ore di formazione sulla disabilità a qualifiche professionali altamente specializzate, a master o quant'altro. Cioè andiamo in tutta, abbiamo tutta la gamma, non c'è una qualifica professionale. Quindi i nodi da risolvere sono il nome di questa figura che dovrebbe essere a livello nazionale, e un profilo professionale che vanno chiarite e generalizzate le mansioni che ancora oggi dipendono dal singolo ente locale. Quindi, per esempio, noi abbiamo la Melograno, però Bel Gioioso non era all'interno del grande gruppo e quindi ha deciso che cosa dovevano fare le sue assistenti. Tutti gli altri che erano invece all'interno del grande gruppo hanno deciso altre cose, ma alla fine sono le stesse persone che girano con nomi diversi e con mansioni diverse. La confusione nasce lì dal fatto che non c'è una legislazione chiara sulla cosa. La
La formazione deve poter essere sì diversificata, ma corrispondere ai diversi livelli di specializzazione richiesta per gli specifici mansionari. Le scuole dovrebbero essere consapevoli dei servizi che possono richiedere come preziosa forma di collaborazione e che non possono essere una coperta troppo corta per coprire l'alunno lasciato a se stesso, né un esperto a cui delegare. La continuità del servizio andrebbe garantita almeno per ogni ciclo scolastico, salvaguardando la dignità di questo delicatissimo lavoro. Nella scuola dell'infanzia, per esempio, la scuola primaria, la scuola superiore di primo grado, cioè abbiamo la AEC a carico del comune, che in presenza di disabilità sensoriali è in aggiunta all'assistente alla comunicazione, attualmente a carico della regione, salvo deleghe della stessa. Nella scuola superiore, invece, abbiamo di secondo grado l'AEC è sostituito dall'assistente specialistico, non abbinabile in alternativa all'assistente alla comunicazione, in caso di disabilità sensoriali, e qui viene pagato tra l'altro dalla regione, dalle province, c'è un po' una fase di stallo. Cosa fare quindi? Creare un clima inclusivo, adeguare gli obiettivi del disabile agli obiettivi della classe, adeguare gli obiettivi della classe alle esigenze del disabile, quindi uno da uno verso gli altri, dagli altri verso uno, semplificare e organizzare i materiali di studio, differenziare la mediazione didattica, utilizzare modalità diverse di presentazione dei contenuti, costituisce sicuramente uno dei numerosi tentativi che l'insegnante può realizzare per migliorare le condizioni dell'apprendimento. Per mediatore didattico si intende tutto ciò che l'insegnante intenzionalmente mette in atto per favorire l'apprendimento degli alunni. Il termine mediatore deriva dalla loro funzione e si collocano tra la realtà e il soggetto per agevolare la rappresentazione. Cioè quello che dicevo prima, provare tutte le strade, tutti i metodi per far apprendere il ragazzo. Utilizzare metodi di insegnamento alternativi, anche mediati da pari, cooperative learning, tutoring, peer tutoring. Creare collaborazione fra tutti coloro che entrano in classe. E queste sono le fonti. Ragazzi, ho finito di stressarmi. Quindi torno a voi. Bene, sono 18.49. Vi ho tediato per due ore. Mamma mia. Cose interessanti. Buongiorno. È giusto. Sviluppate l'intelligenza emotiva. Oh. Soprattutto i docenti devono... sviluppare. Ah, quindi sei arrivato presto allora. Sì, ma mi sono nascosto un po', diciamo, sono rimasto. Allora sei arrivato presto, se sviluppare. Ti sei nascosto nel mucchio, guarda. Sì, sì, esatto. Sì, ha fatto come gli alunni che si nascondono. Benissimo, abbiamo iniziato quindi il nostro ciclo di corsi di aggiornamento che proseguirà fino addirittura al mese di maggio. Abbiamo detto bene, domande o altro? Sì, giusto, domande, sì. Molto bravi, non volevo assolutamente, anzi volevo solo ringraziare. Veramente, no, caspita, quella cosa lì che hai detto è stata tremenda, veramente. Non fate i docenti così, prendendo in giro gli alunni che non ce la fanno. So che non fate così comunque, però era giusto per... Bene, prego, interventi. Basta, li hai stupiti, non... li hai sorpresi, non si aspettavano tutta... questa qualità di informazioni. Prego. Chi è che vuole fare delle domande? Ragazzi, siamo arrivati anche a un certo punto a 75. Sì, prego. Non ci sono domande, chat? Domande nella chat? No, grazie Elisabetta. Grazie di quello che hai fatto. Come al solito io insomma sono un po' invasivo, però non mi piace perdere tempo. Ricordo che mercoledì 24 febbraio ci sarà l'unico incontro di Italiano L2 con la professoressa Marica Migliazza, il 17 febbraio, 17 e 24 e tutti i mercoledì
quasi di febbraio e marzo ci sarà un corso sul coding Scratch e pensiero computazionale con la professoressa Valentina Bacci. Ricordo che invece il 2 di marzo comincia un breve corso di educazione civica che potrà poi essere anche integrato in futuro con la professoressa Noemi Sartore, che terrà la prima lezione il 2 marzo, e poi ci saranno degli incontri tenuti da Chiara Fossati e da Loredana Brengola. E ricordo che nel mese di aprile e di maggio ci sarà il corso di aggiornamento sulla didattica per competenze. Quindi veramente è un bel match. Abbiamo iniziato l'anno scorso facendo un bellissimo corso su Google Suite for Education, con questa idea, insomma, davvero di essere un ente formatore, di formare sempre, di aggiornarci insieme, bellissimo. Questo aumenta anche la nostra coesione tra di noi e quindi anche, diciamo, la sintonia nei metodi. Ecco perché è chiaro che, sentendo le cose che ha detto Betta oggi, veramente abbiamo capito anche il metodo giusto, anche per fare concretamente tante cose che facciamo tutti gli anni, eccetera, che però, insomma, magari certe volte facciamo non nel modo corretto. Soprattutto per quanto riguarda, come hai detto ampiamente tu sin dall'inizio, la gestione della classe e la concezione del docente di sostegno, quale docente di classe in realtà. Grazie Betta, grazie da Enza, da Stefania, da tantissime colleghe, perché veramente, da Vincenzo, anche colleghi, per carità, ecco, anche maschi, da Chiara, Tiziana, Lorella, ecco, sei stata veramente, veramente utile, ecco, direi, perché ci hai dato degli input importanti riguardo a questi argomenti. Prego. Grazie a voi di aver ascoltato, di essere ancora svegli. No, veramente, ti hai svegliato con quella poesia del Sabato del Villaggio, ci hai svegliato tutti. Perché, adesso io quella, la belva che dà il Sabato del Villaggio da studiare. No, è stato un... Chiedi alla Lori se non lo dà anche lei quando no, è in terza da studiare. Realtà, è stato lo stimolo giusto, perché esatto. ha generato un lavoro interessantissimo. La Lori ha imparato tanto dalla professoressa Brunelli. Comunque questo ragazzo ha usato questo metodo probabilmente proprio perché l'ha messo a punto con Betta alla scuola primaria, non lo so se era un tuo alunno Betta, è arrivato in prima media con la mamma che gli faceva tutti questi disegni e lui studiava in questo modo e non era un disabile, era un DSA e otteneva veramente dei risultati importanti perché ha veramente colpito tutti questo metodo, tant'è vero che quando ha fatto gli esami il preside Rossi è molto complimentato con lui e lo voleva, forse ha tenuto anche la tesina trasformata, fatta, non lo so, forse ce l'ho anch'io, ma era veramente molto molto bella. Non sapevo della maglietta. La maglietta non mi è sfuggita, ecco. Comunque adesso si è un ragazzo che ha finito di studiare, ha fatto l'APOLF, però insomma lavora, si è inserito benissimo nella società, anche perché aveva anche qualche problemino di tipo così, diciamo, di equilibrio, ecco, psicologico. La cosa che mi sto domandando è che noi stiamo registrando questa lezione e stiamo nominando nomi e cognomi. No, abbiamo fatto il nome all'inizio. No, vabbè, comunque guarda, una cosa bella. Questa è nominata galera per la carità. No, non vi preoccupate, anche perché è molto vero che la memoria visiva aiuta, quindi sicuramente una cosa molto molto positiva, molto bella. Quanti grazie, quanti insomma like che stai collezionando, Betta, veramente, d'accordo. Bene, Betta, insomma, ci vediamo giovedì prossimo, sì, giusto? Sì, giovedì prossimo. Ok, quindi il 21 con i BES, benissimo, benissimo. Se non ci sono il tuo corso apre la mente alle più svariate riflessioni
Esatto, hai detto bene, Annalisa. Interessante come sempre, ma ripeto, anche molto molto applicabile. Questa è la cosa più importante, applicabile al nostro lavoro quotidiano, in classe, nei rapporti interpersonali fra docenti, nei rapporti fra docenti e alunni. Quindi veramente, veramente importante. Io, cioè, non so, è un corso facoltativo, ma abbiamo metà del collegio docenti presente, cioè, vi rendete conto? È facoltativo, nessuno ha imposto una cosa di questo genere, eppure c'è stata un'adesione, perché effettivamente si tratta di qualcosa che ci preme tantissimo. Abbiamo davanti questi ragazzi che hanno bisogno e vogliamo capire meglio come affrontare. Ci sono anche delle persone in malattia che sono resuscitate durante il tuo corso d'aggiornamento, nel senso che, voglio dire, che sono presenti, intendo dire, quindi davvero siamo partiti col piede giusto, sempre in gambissima, le tue informazioni sono chiare e spendibili, davvero interessante e stimolante. Io non so, Betta, se hai da dire tu alcune cose, altre cose. Voglio condividere con voi quello che abbiamo fatto quest'anno in quinta A, per quanto riguarda l'intelligenza. Per studiare una poesia, siamo sempre lì, abbiamo utilizzato intanto una canzone, abbiamo utilizzato la musica e poi anche una scenografia. Io proprio per insegnare questi bimbi che conoscete, ho utilizzato sia il teatro, tra virgolette, le scenette, e poi la musica. E infatti l'hanno imparata veramente quasi subito. Appunto, abbiamo fatto differenti. Ecco, condivido, perché la musica viene poco usata, però io che ho un figlio che suona, spesso diceva a mia figlia: ma dagli un ritmo, dagli una musica, dagli un ritmo a quello che devi imparare e alla fine ti resta in testa come una canzoncina. Ed è vero, è una strategia per dando un ritmo. Poi qui abbiamo un esperto di dare ritmi a Dante. Mamma mia, sto dando una porta aperta, per quanto esatto. Veramente. Poesia e musica, insomma, io sono un po', c'ho quel pallino là, quindi senz'altro verissimo tutto quello che avete detto. Io vi ringrazio tantissimo, io direi, non so Betta, ci sono altri interventi, per carità, certo. Altrimenti possiamo perché direi che materiale su cui riflettere, come diceva appunto qualcuno, ne abbiamo più che a sufficienza. E poi sei stata chiara, quindi no, sei stata Betta, non sei chiara, però intendo dire, sei stata chiara nella tua esposizione. Fossati, presidente, non fossati, fare sortea. Fossati, scusami Chiara, una battutaccia. Ok, bene, bene, bene. Ok, grazie allora Betta, grazie a tutti. Grazie a voi. Ci rivediamo, per chi vuole, giovedì 21, giusto? Sempre con lo stesso link o cambia il link? No, non link su Calendar, perché li ho fatti tutti i link. Perfetto, molto molto bene. E invece tu sarai in grado di prendere le presenze, Betta? Sì, sì, le ho prese anche oggi, sì, sì. Fantastico. Già preso. Molto molto efficiente, anche da quel punto di vista. Bene, in grado di fare due cose, due o tre cose contemporaneamente, come spesso fai anche lì nella scuola primaria. ho visto che sei molto capace in questo. Bene, io vi saluto tutti. Se volete poi continuare ancora mezz'ora a parlare tra di voi, per me va benissimo. Io, andiamo a cucinare. Ora, oh, benissimo. Vi saluto quindi affettuosamente. Anche voi accendete il microfono per salutarvi. Oh. Buonasera, arrivederci a tutti.